Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi è lunedì 8 aprile, siamo qui per raccontarvi di arte, insomma, quando parliamo di arte lo sapete, c'è solo un nome che riecheggia in questo studio Parola ed è chiave. quello di Eva Amos, eccola qui, la vedete qui di fianco a me. Buongiorno Eva, grazie Buongiorno mille di essere Fabio. qui. Quest'oggi non la vesti curatrice, giusto? Sì, e ogni Ok. tanto cambiano i E infatti posti ogni tanto dell'artista, cambi, sì. l'artista, ogni tanto curatrice, ogni tanto talent scout, ma fa un po' di tutto fare ormai. Quest'oggi nella veste di curatrice di un artista che appunto è qua di fianco a te, Andrea Pizzales. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Insomma, hai messo in piedi una bellissima mostra di Andrea, Sto una mettendo. personale, aprirà fra pochissimi giorni, aprirà il Sì? 10 di aprile, Mercoledì? mercoledì. Però appunto, buongiorno, benvenuto Andrea. Grazie. Grazie per essere qui. Allora, la tua arte è un'arte appunto che insomma ha colpito Eva tanto da farmi mettere in piedi una bellissima mostra all'interno del Fineco Center di Corso Garibaldi, Tra l'altro giusto? sarà la prima mostra personale di Andrea, quindi un passo veramente molto importante e necessario nella carriera di ogni artista. E casualmente c'è Eva Amos di mezzo, quando si parla di artisti che fanno passi importanti, quindi insomma siamo ben contenti. Andrea, insomma, tua prima personale, sei Sono emozionato? emozionato, Sì. sì. Come gli esami di quinta elementare, più che tiro. Ma insomma, tu sei un artista, da quanto disegni, come è iniziato il tuo percorso Io da artistico? tanto, adesso sono da quando avevo 26 anni, sono 14, 15 anni ormai che sono sempre stato un po' riservato, poi gli ultimi anni, diciamo, sono. Tra parentesi, qui sul tavolo proprio, bisogna vedere che Andrea ci ha portato una piccolissima opera sua. Io ti ringrazio mille, appunto, ce l'abbiamo qua per farla vedere, ma insomma ci abbiamo anche tantissime foto che passeranno adesso in modo da far vedere proprio cosa fai. Sono quasi, io ho visto alcune delle tue opere, sono opere dove fondamentalmente ci sono due colori che lottano Sì, sempre tra di loro, no? generalmente sì. Come ti viene? Come nasce questo tuo modo di dipingere? Ho fatto tanti errori in passato, poi ho deciso di prendere questa via e generalmente mi faccio ispirare dai colori. Cioè, vado magari in un colorificio e li guardo, come se un colore mi chiamasse, e allora vado per quella strada. Ha un nome questa tecnica? C'è un nome? Qual è la tua tecnica? Beh, diciamo che è dripping. Sai cos'è Fabio? Lo Fare con Visto che stai diventando sgocciolamento. collezionista, devi sapere queste cose. Adesso Andrea ci spiega cosa sarebbe, da Beh, dove credo perché proviene fai con le questa gocce, tecnica. giusto? Questa tecnica, diciamo che il papà di questa tecnica è Pollock. Ok. E niente, consiste nello sgocciolamento, nel tirare le righe come faccio io sulla tela. Servendosi non del solito pennello, ma magari di spatole piuttosto che di bastoncini. Però questo è lo smalto, Sì, giusto? sopra ci va lo smalto. E come la base La cosa base metti? uso acrilico, a volte del gesso, dipende un po' da cosa voglio fare, No, perché è interessante vedere proprio l'armonia che c'è in questi sgocciolamenti. Nel senso che io ho dipinto tantissimo in vita mia, muri e basta, nel senso di casa, quando facevo il bianchino. E ho sgocciolato tantissimo in vita mia, ma non si è mai vista un minimo di opera d'arte, un No, minimo di armonia nello sgocciolamento che avveniva, anzi, erano sempre dei disastri che poi dovevi andare a Beh, anch'io ho giustificare con iniziato poi a fidanzate scendere dai varie. disastri, poi Ah, ok. piano Quindi piano. magari un primo No, io ho smesso, passo. basta, ho deciso che da avanti si chiamano in bianchino, che se esiste perché è giusto che esista, quindi meglio così. Dicevi, quindi hai fatto molte prove, diciamo. Cosa Fatto sono? molte Prova oppure prove, sì. trovare una sua propria Anche solo strada? per capire, non so, che lo smalto bianco prende in maniera diversa rispetto allo smalto nero. Quindi usi materiali diversi per metterlo in base alla riga che vuoi fare, più fine, più grossa, se vuole essere lunga, cioè ci Perché c'è sono molte immagino c'è anche prove. un discorso proprio di tecnica, cioè di come Sì, vai mettere, a sì. mettere, cioè, gioco di polso, viene da dire, no? In realtà sembra Esatto. facile, ma non è E facile per infatti, perché io ho provato a niente. prendere un pennello e far così sulla tela, vengono delle macchie di colore, Sì, punto. perché Cioè, non. appunto bisogna capire cioè, esempio, se io devo usare lo smalto nero, so che ho bisogno di una spatola che mi dà quel. Sottile. Se voglio farlo sottile, ho un tipo di spatola, se voglio farlo un po' più grosso, un altro tipo di spatola. Cioè, in base a quello che voglio fare, ho i miei E tu hai strumenti. sempre usato questa tecnica? No, ci sono arrivato.
piano piano ci sono arrivato. E cosa facevi prima? Racconta quella cosa che facevi prima con i rami, con il caffè. Sì, facevo, sì, magari la base la facevo con il caffè macinato. Ah, conosco anche io un artista che usa molto spesso il caffè, si chiama Evamos, non so se la conosce, è molto brava. Facevo la base col caffè macinato piuttosto che con il melograno schiacciato, adesso non so. Ma che bello! Cioè usavo molto, parecchio gli alimenti, sì. Quindi anche molto materia, molto, sì, molti, sì, colori, sì, anche immagini, molto materia. E in realtà adesso sei arrivato però a un minimalismo pazzesco, perché in realtà due colori ormai ho visto quasi sempre, difficilmente ce n'è un terzo. Sì, difficile. C'è anche il terzo, ogni tanto. Sì, ogni tanto ho visto, c'è, però generalmente oltre sono tre, credo, sono non si vada, da quanto, oltre tre non si vada, no, credo. Ma i primi sì, però non infatti, li ho, cioè, cancellati dal... Cioè, è interessante capire come in realtà tu avevi tante cose e hai cominciato a eliminare. A eliminare, come si diceva, less is more. Cioè veramente hai cominciato così a togliere tutto. Così mi sembra più pulito, più... Mi piace, così mi piace. Quindi... Beh, quello che poi è fondamentale, infatti, è quello che quando finisci tu veda l'opera finita, che insomma, noi magari, certo, la vediamo finita già a metà, oppure diciamo no, ma non è ancora finita, sì, invece, esatto, uno pensa... Sì. Invece tu a un certo punto dici, ok, basta, mi ha dato quello che doveva darmi, mi piace così e funziona. Questa appunto è una dimensione abbastanza piccola, prediligi questa dimensione oppure hai fatto no, beh, preferisco quelli grandi, onestamente. Meglio, sì, meglio. Per la mostra che stiamo facendo è molto meglio. Quanti quadri vedremo, Eva? Che tipo di quadri vedremo? E quasi una quindicina, forse ancora di più. Adesso dipende da Andrea quante opere ancora riesce a... Perché abbiamo pochissimi giorni, ma... Sì, perché comunque... uno l'ho finito ieri sera. Poi. Ah, ok. Quindi... Quando è che hai iniziato a dire, ok, ci siamo, posso definirli finiti, hanno la loro identità e tutto? Quando... qualche anno fa adesso. Cosa diciamo è... quando ho iniziato a avere il... me li compravano quindi ho detto forse ci siamo, e allora piano piano ho iniziato a esporre collettive, e adesso mi è capitata questa opportunità e ho detto non ero convinto, però è capitata molto vicina, quindi non avevo tempo di pensare, ho detto vabbè, facciamola, così fatta è fatta. Comunque la prima mostra dove ha partecipato Andrea con noi è stata da Mars, la prima edizione. Ah, dopo quella mostra stranamente ha iniziato a vendere i quadri, che secondo noi non è stato proprio un caso. Sì, no. È vero. Per le prime parlavi di colori, appunto, dicevi vai con l'orificio, sono loro a dirti prendi me, usa me. Sì, cioè, mi piace molto andare che lì. Che appunto hai appunto i colori? Li amo, cioè proprio mi innamoro di un colore e poi tipo gli smalti hanno un... Per farli hanno dei codici, no? Quindi tu li provi, se ti piace ti devi ricordare il codice per fartelo rifare uguale, perché può esserci una piccola differenza che non ti dà lo stesso risultato. E tu sei conscio a memoria di quelli di cui sei innamorato? Ma qualcuno, quelli che mi piacciono di più, sì. Cioè, tipo, fammi... Beh, a me piace... Il codice. Il tuo colore... A me piace il V092. Però scrivi è un fucsia. Vabbè, anche io c'ho i miei codici, 35660. Cos'è? È il codice esadecimale del blu di Milano News. Quindi so anch'io, devo dire che anche il codice è il codice esadecimale del colore che invece vedete sul logo di Milano News in questo momento. Io volevo fare una domanda a Andrea. Quante opere hai distrutto? Parecchie. Perché? Ma tutti gli artisti distruggono le opere, non sapevi? Ma pensavo fosse una roba poi passata. No. Ma certe adesso non le distruggo, se non mi piacciono magari le uso come base, cioè le metto in terra e ci lavoro sopra. Con altri sgocciolamenti. Con altri sgocciolamenti, sì. No, hai proprio preso le opere e invece le hai distrutte. Sì, sì. Come ti viene? Cioè, perché quell'opera è degna della distruzione a un certo punto? Magari non è degna, però sai, a volte penso che ti viene quella piccola pazzia che... E ci sta. Non lo so. No, interessante. E come li distruggi? Con il coltello? Come sì, fai? Coltello. Col... Cioè, non basta buttarle via. No, proprio le devi deturpare e infierire su di loro. Bene, vabbè, insomma. No, mi è capitato che delle persone sono venute a casa, no? Nello studio dove lavoro, e mi dicono bello quello, gli ho detto guarda che io lo devo buttare quello, dai lo prendo io, ho detto, vai prendilo, però prima facciamo coltellate. Fantastico, cioè.
Spiegava i dettagli, si dice che la collaborazione con Fontana. E poi scusami, poi diventa un'altra opera d'arte. Infatti, infatti. Ma invece, insomma, prima appunto parlavi di Pollock, che è un po', diciamo, il padre di questo tipo di arte. Chi è, ci sono degli artisti invece del punto del passato che ti hanno contaminato o che ti ispirano? Ma mi ispirano tanti artisti, perché come spesso parlo con Eva, io gli ho detto che secondo me l'arte, cioè se uno guarda i miei quadri non può dire che sono belli tutti i miei quadri, può piacerne uno, due, tre, cioè deve essere una cosa secondo me molto mirata al lavoro, non all'artista. Quindi a me, diciamo che mi piacciono tanti artisti e prendo ispirazione da tanti artisti, ma possiamo parlare di Vedova, Burri, Manzoni, Kandinsky, Miró, Pollock sicuramente. Sono tanti gli artisti che comunque mi danno qualcosa. Che sono comunque astratti, anche per esempio Kandinsky faceva i paesaggi, faceva... Beh, quella parte di Kandinsky non è, esatto, la parte che piace a me. Quindi tu comunque segui uno stile, della, cioè un periodo, un certo periodo che richiama la tua arte. Sì, sì. Eva, detto che saranno forse 15 opere all'incirca, sì, che tipo di opera dobbiamo aspettarci? E possiamo vedere qualche... Sì, qualcosa, penso che abbiamo, sì, già visto. Perché che non parlavamo. Non so se abbiamo già visto la locandina. Chiediamo... Ecco, qui ad esempio... Perfetto. E questa è una delle mie preferite. Sì? Sì, lo uso come lo sfondo per cellulare. Dopo parliamo di un'altra cosa, tra l'altro. Non ti scordare. Parliamo, ragazzi, scusa, no. Visto che, okay, che tu lo usi come sfondo di cellulare. Sì, perché io uso questa cosa? Perché... questa è la locandina, credo, giusto? No, questa è la... no, l'immagine che abbiamo usato per la locandina. Sì, 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 cioè, sì, questa sì, è la locandina, sì, sì, dicevo, appunto. No, non è la locandina questa. Questa, allora, è l'immagine, l'opera. Sì, l'immagine che ho usato anche. Esatto, esatto. Eccola lì, anche questa. E questa, no, questa è la locandina, la mostra si intitola Cosmos, che sarebbe, in russo sarebbe Cosmos e Cosmo. Sì, ma credo anche in greco, ti ripeto, e forse anche in latino, secondo me, quindi... Non credo che mi cerchi di mettere sempre lo so, la tua mano in russo ovunque, dovrebbe essere qualche richiamo, non visto che la curatrice è russa, quindi... In questo caso boccio subito questa cosa. Tu dicevi che appunto, rivediamo la prima foto, Elena, dicevi che questa opera d'arte qua, eccola qua, vediamo in onda, tu la usi come sfondo per il cellulare, esatto, no? Che è una cosa effettivamente abbastanza particolare, poi dici effettivamente ormai, perché no, io vedo un bel, sì, quadro, me lo metto come sfondo del cellulare, è un'idea che hai avuto tu, ma che in realtà non è rimasta poi solo ferma lì, nel senso che anche altri hanno avuto questa idea. Io uso cioè proprio... normale, vado, fatto carico, foto, ok, così. Però invece... non ho la fortuna di quegli utenti di Huawei che hanno già nel preimpostato le immagini dei quadri di artisti di Art Space in Art Gallery già preimpostati in tutti i cellulari. Ecco, perché in tutto il mondo. Sei riuscita a fare una partnership con Huawei per cui alcuni tuoi artisti, tra cui sì, appunto artisti. Andrea e anche il mio amico Francesco De Molfetta, giusto? Sì, anche, anche lui, lui, bene, anche lui, sono contento. Anche, lui. Anche io. Anche Eva, giustamente, che sono contentissimo, allora, sono tutti... Ieri mi hanno bocciato. Dove? Da Top Bander, perché noi abbiamo anche un posto su Top Bander e ho messo The Young Pop, quel quadro, no? Sì, niente. E no, mi hanno... ieri mi hanno chiamato e mi hanno detto, no, non vogliono la tematica religiosa, ma io ho detto cioè, beh, Jude Law è un attore non ha mai visto un minuto di Young Pope, va bene, da poi diciamo appunto grazie a questa partnership e nei cellulari Huawei preinstallati in tutto il mondo nell'Art Gallery ci saranno i quadri di Andrea e sei artisti di Eva che hanno fatto delle opere così che sono diventate proprio degli suoni per il cellulare. Beh, sì. È simbolica questa cosa, però, cioè, nel senso che è davvero. È anche sì, un po' pesante, forse da mandare giù a volte un po'. Ma cioè, sai, quando. Però dall'altra parte dici: che figata. Quando ho iniziato a vedere i numeri, ho detto: no, non ci credo. Lui non mi credeva. Quando ho iniziato a parlare di questa cosa, Andrea non mi credeva. No, dai, non. Cioè, non sprecare il tempo, non vale la pena, non è possibile. Dico, dai, cioè, tu mi conosci, no? Bisogna buttarci, basta. Sì, 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 sì. E ci siamo riusciti comunque, è una bella cosa veramente. Cioè, praticamente in 2 settimane, anzi, 1 settimana e mezzo, abbiamo, cioè, come downloads, abbiamo avuto 76.000 downloads. 76.000, wow, in una settimana. Una settimana e mezzo. Vuol dire 76.000 smartphone Huawei con... usano gli sfondi degli artisti di Art Space. Di Art Space, insomma. Davvero, pensate, pensare che forse quello sarà saranno i Louvre del domani? Sarà i musei del domani? Saranno i nostri smartphone? Assolutamente sì.
È molto interessante questo, questo sì. Poi si può pensare anche che devo cambiare mestiere, cioè quello che faccio io, le mostre, non so se servono. Beh, non è detto, sono mostre anche quelle, quindi può essere che appunto beh, ma servono, perché comunque sì. Se ho capito bene Huawei ci ha visto a Mi sì, Arts. Allora, praticamente loro hanno preso i nostri artisti perché hanno visto il curriculum degli artisti e comunque il curriculum di Artspace. E hanno visto poi, sono stati invece presenti anche la mostra di Mi Arts. Sì, 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 hanno visto che ha presentato due mostre Vittorio Sgarbi, anche se non conoscono chi è, ma abbiamo scritto un critico d'arte più famoso in Italia. Ci hanno creduto. Mai, sei conosciuto ovunque, credo. Sì, e quindi voglio dire, non tutti gli artisti possono entrare in questo privilegio. È molto interessante. Questa cosa però non deve minimamente andare a toccare la tua vena artistica o ispirazione, nel senso che cioè, pensare che la tua opera possa essere usufruita in un'altra maniera sì. Potrebbe portarti a cambiare sì, approccio, secondo no? Me sì, però penso che bisogna sempre andare avanti per rimanere nella propria strada. Cioè ce lo farai l'opera con lo spazio per metterla a data e l'ora, no? No. Questo no. O per il notch, come si chiama, delle fotocamere. No, fino a qui no, per fortuna, ok. Se tu dovessi spiegare la tua arte in una frase, una parola, come la spiegheresti? Beh, direi cosmica. Vabbè. Giusto, questa è giusto. Era facile, infatti. Dicevi che hai fatto tanti errori, hai fatto, tu sei un artista abbastanza sì. Giovane, hai fatto... Giovane? Beh sì. Emergente. Giovane, ormai in Italia sei giovane fino ai 50 anni ormai, quindi va sempre sì, bene. Sono giovane, quindi, sì, infatti. Qual è il consiglio che dareste ad altri artisti, magari appunto anche loro emergenti, dicendo fate tutto quello che volete, ma non fate questo errore? Continuate a fare quello che avete in mente, non svendetevi, nel senso non andate incontro a quello che è il mercato, secondo me. Cioè, io sono stato, diciamo, nell'ombra per tanti anni, poi a un certo punto sono venuto fuori, ma continuo a fare le cose che sento giuste e non vado appunto a svendermi o a fare magliette o a fare sì, cioè secondo me non anche se stessa molto cosa bene, diceva anche Maggiorelli, ti ricordi? Sì, ricordi? Sì. Quando gli ho proposto dai io facciamo posso le magliette dire, tutta gente in cui le opere starebbero benissimo sulle magliette, tra parentesi, perché sia Giorgio che Andrea avrebbero delle opere che starebbero perfettamente. Ma Giorgio è una grandissima persona, io sì sì, però tutti e due no, no subito fedeli, no non sono così pop come noi due siamo troppo pop a volte. Forse, evidentemente. Tu sì, io no. Beh, insomma, ci vado con il cellulare, tu con la tua foto, le tue cose, quindi. Lasciamo stare. Dicevo. Non abbiamo detto però chi presenta con me la mostra. Volevo tornare infatti alla mostra. Esatto. Ricordiamo appunto anche le date e gli orari e chi c'è d'altro appunto nell'organizzazione. Allora, all'inaugurazione della mostra di Andrea, che si intitola Cosmos. Si svolge presso la Fineco, Corso Garibaldi 86, il 10 aprile dalle 18, vi aspettiamo. Okay. E la mostra verrà presentata da Giacomo Maria Prati, che è un funzionario di Pinacoteca di Brera, quindi una persona abbastanza importante che ha fatto anche presentazione per la mostra di Da Mars e di Mi Arts e ha scritto anche introduzione per il catalogo, quindi... Sempre nomi insomma importanti quando certo. C'è di mezzo Eva. Chissà come mai. Insomma, una che il suo mestiere lo sa fare. Andrea, progetti futuri? Io porto sempre dietro dei biglietti perché qua mi vengono di più di uno, direi. Sì, sì. Fantastico. E ce ne sono parecchi. Però preferisco non parlarne perché ogni volta che ne parlo poi mi sfuggono, non riesco a metterli. Allora, sicuramente il prossimo progetto futuro sarà la mostra, qualche mostra di Andrea. Va bene. Okay. Beh, quella insomma, quella sicuramente. tutti i quadri che esponi, ce n'è uno che però è il tuo preferito, oppure quello a cui sei più legato, o quello che ho anche quello che odi di più, magari invece, a cui hai fatto più fatica a fare. Non so se ce n'è uno che comunque ti suscita più emozioni rispetto ad altri. Ci sono dei quadri che mi suscitano più emozioni, che penso che vorrei tenere sempre con me, non dare via mai, perché a volte fa male dare via le opere, secondo me. Cioè, mi ricordo... è il lavoro del pittore, se no lo so. Non si campa.
Però ci sono dei quadri cui sei affezionato, effettivamente. Il mio preferito non c'è, ce ne sono un paio. Generalmente sono dei lavori blu, perché mi piace tanto il blu, e ce n'è uno nero, e c'è quello verde, che è verde e viola, che abbiamo visto, che è di Huawei, che Quello, sembra, quello, sì, o meglio chiameremo quello di Huawei. quello Pensa a di te, Huawei. pensa a te, dove siamo finiti. Questo, sì. Eccolo qua. E qui c'è una tridimensionalità, una profondità Ci sono delle del cosmo proprio sfumature. che è pazzesco. Infatti adesso io qui li intravedo poco perché ho la luce in faccia, ma vedo che c'è quello azzurro, viola, verde, cioè queste Beh, posso sfumature dire che una cosa di vanno. questo Sì. lavoro. Questo lavoro qua è uno dei miei preferiti perché comunque diciamo che sono stato aiutato da mia figlia. E a fare la base l'abbiamo fatta insieme, quindi c'è proprio il cuore lì, non so come dirvelo. Beh, so, senza sapere niente, però già solo quando così si capiva che c'era qualcosa di diverso, c'era un'emozione diversa rispetto agli altri, ecco la spiegazione allora. Insomma, si capisce che c'è proprio un cuore in più che ha aiutato appunto a realizzare quest'opera. Eva, siamo in chiusura già, perché Come in insomma, eh chiusura? sì, Non si quando può il prolungare, tempo, no? quando ci si diverte, così c'è, quando ci si diverte, Lascia il tempo stare. passa. Lascio a te quindi, come sempre, l'appello per venire a vedere la mostra. Allora, vi aspettiamo numerosi il 10 aprile, dove devi guardare Qui, te? qui, Il 10 aprile, partendo dalle ore 18 presso la Fineco, Corso Garibaldi 86. Se volete magari, non so, vedere le opere di Andrea prima di venire alla mostra, bisogna seguire il suo sito che è che pizzalisart.it. Troverete perfetto. comunque nel commento a questa diretta tutto quello che serve, tutti i vari link sia all'evento che al sito internet di E forse ci sono Andrea. anch'io alla mostra. Come forse, come? Beh, capito, Andrea è un po' schifo. So che, insomma, so che anzi, essere qua in studio oggi è Una stata fatica. una fatica, quindi io anzi ti ringrazio davvero No, ancora di più grazie di quello a voi che che ringrazio solitamente, perché so che, insomma, chi fa fatica a esporsi, poi lo fa e so che No, è viene da stata un po' dura, ma è stato un sofferenza. piacere, So che veramente. comunque in fondo passo, cioè, ma so che parte tutta dalla sofferenza, quindi io ti Sì. ringrazio davvero tantissimo di esserti fidato di noi, di esserti lasciato andare. Grazie Grazie mille. a voi, grazie a voi. Grazie mille a Andrea Pizzalis, che troverete appunto in mostra a Cosmos Fineco Center di Corso Garibaldi 86 dal 10 di aprile, sotto la supervisione e le cure amorevoli di Eva Amos, curatrice appunto di Ars Art Space, che ha curato appunto tutta la mostra e che ci racconterà poi anche la sera Certo. dell'inaugurazione e tutto quello che c'è da sapere sull'arte di Andrea. Grazie mille Eva, Grazie grazie Fabio. mille Andrea. Grazie a voi. Ci vediamo quindi il 10 al Vernissage, ore 18, Fineco Center, Corso Garibaldi 86. Io vi ringrazio tutti per averci seguito anche quest'oggi. Come sempre, Good Morning Milano torna domani in diretta qui su Milano News alle ore 12:30. Grazie mille.